La
premessa che è stata fatta nella presentazione del professore, come è stato rielaborato con maturità un percorso passato e nel presente e con uno sguardo al futuro. Perciò passo la parola al professore. Forse la mia stentorea voce non basta e quindi rincuoriamo il microfono. Ho voluto passare subito la parola a lui. Ma assolutamente, io vado credo bene anche senza il microfono. No, io volevo solo dare il benvenuto, volevo ringraziare l'associazione Altimonde che propone sempre queste belle iniziative, il professor Pero che sta diventando sempre più di casa a casa nostra, e quindi non voglio togliere ulteriore tempo a quello che andremo ad ascoltare e vi ringrazio ancora della vostra presenza e partecipazione, eventuale soggiorno per quelli che sono già in vacanza, beati voi e auguri a tutti. Sette anni dopo lo rimette in vendita e quindi recupera il denaro.
Presidente, c'è un ritorno, quindi si vede a sua testa il quadro di alto tema e poi 5 anni dopo viene esattamente il contrario, quindi si ritorna su quelle basi. Il quadro deve avere una sua consistenza, per questo che il gioco viene è stato fatto molto con Hirst. Hirst non è un grande artista, nessun critico serio lo ha mai sostenuto, è un personaggio talmente famoso, perché ha fatto un teschio, poi il teschio ha 3012 diamanti, le banche, anzi la banca e la finanziaria che hanno sostenuto l'acquisto di questi diamanti sostengono di aver speso 102 milioni di dollari per comprarli. Quindi la valutazione minima di quest'opera è 102 milioni più qualche cosa di materiale platino che è servito a mettere insieme, a congiungere questa cascata di diamanti, più se volete il valore aggiunto dato dall'intuizione artistica, che in questo caso mi pare molto elevata, ma che comunque c'è stata, in fondo l'idea di un artista. E quindi ecco che quest'opera, che ha un valore circa 100 milioni a partire per 40% ad una banca, 40% ad una finanziaria e 20% ad Hirste, che 20% gli ha dato il riconoscimento per l'idea della realizzazione di quest'opera. Questo crea un punto di riferimento per le aste molto importante, e cioè i valori massimi si possono raggiungere per sono anche altri, quindi è un gioco sostanzialmente di specchi, per cui opere importanti vengono enfatizzate al massimo e questo fa sì che si possano registrare costantemente dei record nelle rating delle compagnie di leasing artistico o di aste. All'interno di tutto questo ci sono dei migliaia di artisti che non hanno la stessa fortuna, che non hanno la stessa abilità, che non hanno la stessa protezione da parte di entità importanti, e che vendono le loro opere a prezzi che sono anche modesti, voglio dire 5, 10, 15 mila euro sostanzialmente, che sono comunque molti e comunque fanno parte di questa prima fascia. Quindi abbiamo una fascia che è quella dominata dagli Instagram e dalle, forse esagerato dire, dagli improvvisi, insomma, da questo giro di specchi. Ecco, e a poi si aggiungono questi altri artisti che non hanno la stessa fortuna, non possono raggiungere questi record e che sono impossibili perché se si moltiplicano diventerebbe una sorta di inflazione e che tuttavia stanno dentro parametri di valutazione abbastanza elevati. Questi artisti devono poi comparire sui grandi motori di ricerca internazionali, quali compaiono questi valori d'asta, valori di realtà degli artisti. Poi c'è la fascia dei nuovi, quindi parliamo sostanzialmente di qualche migliaia di artisti, la maggior parte dei quali fra l'altro stanno in Cina, perché questa scoperta dei motori di ricerca, questo fatto di fare le valutazioni argentine attraverso delle aste, oggi le case d'asta cinesi che non sono molto dominate sono formidabili venditori di beni artistici, che finiscono quasi tutti dentro il mondo cinese, e sono, al di là di questo ci sono appunto gli artisti normali, ritornando a quelli dei quali ci stiamo interessando oggi, quando stiamo oggi presentando i quadri. Ecco, perché sono artisti normali? O in alcuni casi perché sono un pochino meno rari, degli artisti che hanno avuto un pochino di fortuna, ma soprattutto direi che non si sono gestiti con una sufficiente decisione, che in molti casi hanno fatto un compromesso tra la professione e la vocazione, perché sono stati molto attirati dalla loro attività professionale, hanno fatto l'ingegnere, il dentista, il medico e così via, e non hanno potuto interessarsi veramente al loro aspetto artistico e quindi non hanno dato seguito anche a molte occasioni che possono essere capitate loro. Ah, si accontentano, per loro l'arte è una dimensione molto personale, è una sorta di soddisfazione intima che li motiva.
riguarda e alla quale danno più credito di quanto non sia invece lo spolvorio del denaro. Ma anche questi hanno bisogno di fondo di una loro collocazione, hanno bisogno anche di una loro collocazione sostanzialmente. Dove si collocano? Evidentemente si collocano all'interno comunque di un grande discorso stilistico che ha preso le mosse all'inizio del secolo passato. Il secolo passato è stato quello che ha effettivamente creato la cesura fondamentale nei confronti dell'opera precedente. Ha chiuso alcune grandi stagioni che si sono susseguite, ma si sono susseguite senza mai un taglio netto. Si sono susseguite perché un'unzione interna, quindi c'è il Giotto che può essere considerato il capostipite dell'arte medievale, dell'arte che si sposta dalla tradizione tardo-romana e bizantina e crea un'arte che è caratterizzata da un forte realismo. È un realismo un po' particolare, il realismo trecentesco, non è proprio il realismo degli impressionisti, ma è pur sempre una grande scuola di impressionisti. Fuori Masaccio darà il punto finale, forse Masaccio è quello che rappresenta l'inizio della pittura moderna. E con il fatto di ricordare la pittura all'interno di un respiro molto più ampio, respiro che è quello della campagna, che è quello della natura, che non è soltanto quello religioso, quello dei templi, quello delle Madonne, degli angeli, delle meditazioni, delle associazioni e così via, ma con situazioni che magari hanno un tema religioso che si svolgono su un vasto orizzonte di stracci urbani o paesaggistici. Poi si procede sempre con un'evoluzione che è stilistica, si arriva all'evoluzione di Caravaggio, ma comunque la forma di evoluzione nella quale sostanzialmente c'è un grande miglioramento della situazione precedente. Caravaggio è il grande naturalista, quello al quale manca il senso della sacralità che aveva fino a quel momento caratterizzato l'opera dei suoi predecessori. Per Caravaggio prendere una donna di strada e dipingerla come una Madonna è un'operazione normale, infatti lo fa almeno due volte, forse tre, ma un'opera che è di certa presunzione, a due volte certamente. Prende una ragazza di strada con studi piuttosto liberali e la trasforma in una Madonna. Ecco, in questo senso c'è una inversione della vita totale che in precedenza non c'era stata, ma siamo ancora in questo regime nel quale il carattere fondamentale è quello della evoluzione, non quello della rivoluzione. La frattura non è neanche quella dell'impressionismo, come purtroppo per maniera erronea si legge in tanti libri di testo. L'impressionismo è una fatta mentale per portare alla massima espressività un'osservazione della natura, il decidere che si può dipingere con niente. Cioè non è necessario avere un tema da illustrare, non c'è la Madonna da fare, il Cristo da dipingere, non c'è il ritratto di famiglia, non c'è il ritratto della grande dama o del grande politico. C'è la natura, c'è l'albero che si innalza, c'è il campo di papà e così via. C'è magari una folle obbligazione a dipingere le variazioni minime, le vibrazioni minime del colore sulla cattedrale di Chartres, quello che fa Monet. Ecco, Monet che dove dipingeva 10 piedi, una davanti all'altra, così, e freneticamente andava a registrare sulle varie idee questa evoluzione. Cioè cercava di fare la macchina fotografica. Ci è riuscito, solo in parte, ma ci è riuscito, quindi è riuscito a fare qualcosa di veramente notevole in questo senso. Hanno ancora arrivato al distacco. Il distacco arriva nel momento in cui c'è un signore il quale si dice: ma è proprio necessario dover dipingere qualche cosa, si può anche dipingere niente volendo. Questo signore si chiamava Vassili Kandinsky, il quale Vassili Kandinsky nella fase di passaggio fra il 1910 e il 1911 crea una nuova visione, quella che è la frattura vera,
è il momento nel quale cominceranno a contemplare. E è che cosa? Il desiderio di andare al di là del visibile, è l'applicazione di un'idea molto semplice, quella nella quale si dice: ma il pittore non ha soltanto il pittore, anche un'anima, ma quindi dei sentimenti che esprime, qualche cosa che fa parte della sua spiritualità. E come fa ad esprimere se dipinge una pianta, un albero, un fiore, o se dipinge un'intera, o se dipinge una ragazza che suona il pianoforte, o un'altra che fa il bagno, e così via? Non si può. Deve dipingere quello che non si vede, il non visibile, e cioè la realtà che è puramente d'ordine spirituale, è la cosa che realmente conta. Conta anche perché noi, in effetti, siamo in grado di pensare, siamo in grado di pensare da nessuno, siamo in grado di sognare, di sognare da solo, perché sognare, io posso sognare di essere miliardario, no? Non lo so, per 5 minuti io posso anche illudere, anche se questo non è vero. Ma realmente non è così. Quindi Dio pone un'arte nella quale dice Kandinsky, sarà replicato un anno dopo, nel 1912, da Leczinski, da Jawlensky, i quali diranno: io voglio dipingere quello che rappresenta il mio sogno, rappresenta la mia presenza sulla terra, che è formata più dalle idee che non dalle realtà. E nasce quest'arte, l'arte che è di carattere astratto. Poi nell'astratto si distinguono l'astratto puro, l'astratto informale, cioè proprio il dipingere soltanto per grandi masse di colore, eliminando quel minimo di formalismo che tuttavia fino alla fine della sua esperienza pittorica Kandinsky aveva conservato, ancora nel 1944, la settimana prima di morire, il suo ultimo lavoro fatto un cartoncino 10x10 che era fuori di una scatola di sigarette, dipinge tutta una serie di piccoli particolari che sono astratti, di piccole divinità, come le chiamano lui, che non hanno una forma, che hanno una forma ma non decifrabile, sono una forma fisica, visuale di un'idea, e questo. E quindi il pittore rimane titolare di quello che ha fatto. Ah, a questo punto andiamo oltre, ci spostiamo di 15 anni e arriviamo al surrealismo, cioè la seconda grande voce di quello che costituisce tutto di questa mostra. Il surrealismo è qualcosa che deve molto fondamentalmente a tre personaggi: Giorgio De Chirico, che è surrealista senza saperlo, nel senso che opera con una formidabile enfasi della ispirazione, ma non ha teorizzato quello che stava facendo, lo farà suo fratello, ma lui non lo fa, ecco, e dipinge qualche cosa che, pur rimanendo nell'ambito del realismo, crea una situazione assurda, crea una situazione che non è reale, ma ha dei tratti realistici. E questo è il surrealismo. Il surrealismo che cos'è? Qualche cosa che sta su, sopra il realismo, ed è un intervento di carattere magico, un intervento di carattere onirico, un intervento dell'assurdo, come il cavallo che galoppa sull'acqua, cose di questo genere. Bisognerebbe tornare indietro alla chiesa dei tempi di Gesù per vedere se ricorda, potrebbero essere possibili, ma certamente non lo sono nel 400. E quindi ecco che noi abbiamo René Magritte, che rappresenta, non è l'unico, rappresenta certe piante del mondo, importante come lui, meno noto ma importante quanto Magritte dal punto di vista tecnico, che rappresentano questo assurdo presentato come una realtà, e quindi qualcosa che costituisce sostanzialmente la pittura dello stupore, come teorizza Breton, che è un francese, un pensatore francese, Antonio Breton, che non dipinge, ma è sostanzialmente il teorico del surrealismo, vale a dire il teorico degli stati di coscienza.
e quindi quelli nei quali, nei momenti nei quali il pittore o anche il poeta si abbandona agli stati di coscienza automatici. Cosa sono gli stati di coscienza automatici? Sono le idee che, prive di sequenze logiche, prive di coordinamento fra di loro, tuttavia si insinuano in una realtà sognata nella quale il pittore si trova pienamente coinvolto. E lì poi avete tutti i quadri di Delvaux, i quadri di Magritte che dimostrano tutto questo, così come i quadri di Giorgio di Chirico, che è in realtà l'iniziatore di questo, senza sapere, senza dichiarazioni teoriche, l'iniziatore di questo stile, le sue piazze d'Italia, le sue situazioni per le quali c'è il silenzio dell'assenza. In realtà il surrealismo di Chirico è un surrealismo ex silenzio, cioè un surrealismo privo di una sua precisa connotazione. Dipinge una piazza, soprattutto una piazza, serie fondamentale, poi c'è anche la serie delle figure, anche qui le figure umane, no? Che sono fatte di legno, sono messe insieme di pinte come fossero legno, e quindi i manichini. E sono i manichini la trasposizione del sentimento che deriva nei confronti dell'umanità, una serie di sepolcri biancati, personaggi che valgono per la loro volumetria, ma che non hanno nessun significato dal punto di vista intellettuale. E quindi ecco che dipinge in questo modo. Dall'altra parte dipinge queste piazze. Le piazze dell'assurdo, il silenzio di un completo edificio che occupa la parte centrale del quadro, magari una bambina che corre facendo rotolare un cerchio e così via, che è il senso del desolato senso dell'umanità, che è la trascrizione di una desolata considerazione della nullità umana. Ecco, questi sono i due momenti più importanti della rivoluzione del Novecento. A partire da quel momento si susseguono appunto un'altra serie di movimenti, si va verso la pop art, la street art e così via, tutto quello che volete, i movimenti sono tantissimi. Si susseguono a decine, durano tutti pochissimo, si susseguono a decine. Ma in realtà noi, arrivando alla fine degli anni 70, ci troviamo in una situazione nella quale un grafico tecnico come Dombrowski ha iniziato un suo articolo dicendo: e adesso che cosa c'è? Che cosa possiamo fare come arte? Abbiamo fatto l'installazione, abbiamo fatto di tutto, abbiamo impacchettato i ponti, abbiamo fatto qualsiasi cosa possibile, abbiamo ridotto l'arte sostanzialmente ad un carnevale pubblicitario, perché quando Cristo ha impacchettato i ponti di New York, in realtà ha fatto un'operazione che è costata 5 milioni e mezzo di dollari, forniti da aziende che ovviamente hanno ricavato molto di più dalla notorietà data per questa idea di strumento di arte, ma che è stata importante dal punto di vista dell'impatto pubblicitario. D'altra parte, in fondo, la stessa comparsa, la stessa Warhol, che in qualche modo l'artista più significativo di questa corrente, era stato colui che aveva detto che noi viviamo nella velocità, in parte siamo anche in velocità, siamo veramente condizionati da quello che vediamo, che in fondo abbiamo tappezzato le strade, e infatti ci sono tutti quanti, no? I popartisti che rappresentano le strade di New York, abbiamo dipinto le scatole con i fagioli, abbiamo dipinto tutte altre cose, abbiamo fatto replicare le mille volte il voto di Andrigi Famosa, la Mary Monroe, ad esempio, e tutto sommato con questo che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto nient'altro che il cantastorie dell'età contemporanea, e cioè abbiamo rappresentato la disperazione della ricerca di un ultimo sistema intellettuale, di un ultimo sistema morale ed etico della società contemporanea, che ha perduto i suoi punti di riferimento. Perché dal punto di vista religioso, o verso il fanatismo
più assoluto, e quindi senza nessun significato, o verso il mondo islamico, oppure verso l'indifferenza più assoluta che è il mondo cristiano cattolico. E quindi ecco che in realtà non c'era esperimentato che non c'era il fagiolo. Questo era più o meno l'idea di Eddie Warhol, l'idea di un arte. Allora si sono nel tempo, vi dicevo, decine di movimenti hanno continuato a esistere, nascere a morire più o meno nel giro di 1 o 2 anni, e nascendo e morendo hanno fatto nient'altro che fare qualcosa nell'ambito di due fondamentali, che non esistono alternative, due fondamentali ambiti di ricerca: il realismo e il contrario del realismo, cioè l'astrattismo, il surrealismo, e così a tutti questi altri movimenti. Si sono bruciati gli ismi, ne sono stati fatti tantissimi, c'è anche tra gli altri, che è un grande critico francese, si è divertito a contare, ha superato uno degli 80, quindi in effetti è piuttosto un primo questo, questo settore. Ma dopo aver fatto tutto questo, siamo ritornati al punto di partenza. Il punto di partenza è quello degli anni che partono da metà degli 80, negli 80 del secolo passato, ai nostri, che è una galleria di nero, nero astrattismo, nero costruttivismo, nero impressionismo, nero espressionismo, e così via. Cioè, è un momento molto indietro. Questo ritorno indietro non è da considerare in termini negativi, è da considerare nei termini di una riflessione più meditata su un'età che ha sprecato i suoi talenti, che ha bruciato troppo velocemente le idee e le iniziative che aveva avuto. E quindi noi ci troviamo di fronte a dei pittori che si schierano su questi due opposti, ma non più nemici, schieramenti. C'è stata anche la grande querela che è finita negli anni 90 circa il coloro, gli amanti dell'impressionismo e gli amanti dell'astrattismo, no? E cioè gli astrattisti che si consideravano di razza superiore rispetto agli altri, quindi non siete capaci di fare delle cartoline, e quegli altri che dicevano: beh, ne parliamo quando tu mi fai vedere come sei capace di disegnare, perché in realtà sono in parte te che non sai disegnare, e quindi ti dedichi all'astrattismo perché non sei in grado di fare nient'altro. Si sono insultati ampiamente per circa 20 anni, adesso hanno evidentemente esaurito gli insulti, non si insultano più, e hanno ripreso una strada che li sta portando verso il, appunto, il nero, nero di qua, nero di là e così via. Ecco, in un momento sul quale noi ci possiamo fare l'interrogativo fondamentale, che è questo: è un ritorno destinato a durare, oppure è semplicemente una fase di studio nella quale, mancando idee nuove, i pittori si adattano a ripetere le schede del passato, idee del passato? È difficile dare una risposta. Io credo che ci sarà una ripresa di interesse verso la pittura, ma non tanto più verso le grandi stranezze che costano milioni, tra l'altro con dei partner sempre meno disposto a buttare dei soldi malamente per fare una passerella su un arco o cose di questo genere, come artisticamente non hanno nessun significato, e quindi si ritornerà a limitare in termini di pittura, e cioè sulla capacità effettiva manuale di procedere. D'altra parte, non è vero che sia mancato qualche gente, qualche spirito in questo periodo. C'è stato, anche perché i pittori, che io ho visti migliaia, quindi posso giocare su questo fatto, hanno espresso in tutti questi decenni una formidabile fantasia, qualcosa di incredibilmente ricco e importante come piatto di idee da offrire al pubblico. E cioè, si rimane stupito di vedere quanta
capacità e quanta continuità fantastica esiste nei pittori. Qualche volta questa fantasia non è sostenuta da altrettanto valore e abilità tecniche, ma l'idea quantomeno c'è. In molti casi l'idea e la mano coincidono perfettamente, e quindi noi vediamo dei quadri, qui ci sono alcuni esemplari di questo tipo di quadri, che hanno oggi un valore notevole in quanto precise testimonianze di una loro viva presenza al grande dialogo culturale, una sostanziale, direi, che comincia ad esistere, rifiuto di essere manipolati, anche perché sono tutti i vent'anni gli artisti sono stati spesso, posso dire, usare il termine, presi in giro da istituzioni varie diverse, a parte dal Ministero delle Belle Arti italiane poi, per operazioni senza nessun significato, ma nel quale questa presenza dell'artista tale e tal'altro, di questo gruppo di 20 artisti, eccetera, eccetera, 20, 15, 14, come siano, sono stati effettivamente buttati lì per coprire il buco di qualche avvenimento importante. Non solo per il sfondo, ci sta qualche quadro non basta mai. Ecco, e questo loro utilizzo, questa manipolazione nei loro confronti, è qualcosa di non molto onesto, qualcosa sulla quale bisognerebbe effettivamente fare varia, cioè aiutarsi di partecipare a situazioni di questo genere. Quando vengono fatte delle manifestazioni, come una recente che ho fatto a Napoli per celebrare un anniversario, chi mi ha detto conosce, hanno preso 50 artisti invitati dal Comune di Napoli, che ha offerto anche loro le schede di viaggio per arrivare fino a Napoli, la stessa parte d'Italia fino a Napoli, una mostra che è durata esattamente 4 ore, perché hanno aperto questa magnifica stella dell'oro di Napoli, questa grandiosa istituzione, hanno magnificamente distribuiti quadri sulla parete, perché hanno fatto un allestimento decisamente di primo piano e così via. Dopodiché hanno fatto la presentazione, hanno fatto ovviamente un ricco buffet e poi hanno buttato via le chiavi. E quindi 30 giorni dopo hanno restituito al quadro dei testimoni, senza che nessuno, dico nessuno, dopo queste 4 ore abbia visto quei quadri. E questo è fatto manipolare, insomma, sicuro tuttavia sono stato invitato da alcuni in ambito per una mostra, ma magari i voti ci possono anche credere, questo è un fatto reale, ma il valore di questa mostra è tutto da dimostrare, ma passando il tempo si dimentica. E quindi è molto meglio tra un artista di verità, in questo genere, farsi delle mostre reali. Ora vorrei aggiungere, visto che tanto siete seduti e quindi non mi chiedo un grande sforzo, di aggiungere qualche parola per uno degli artisti che ovviamente, non volendo fare scena di Napoli, qualche modo ringraziare per il fatto di essere venuti e di averci offerto delle opere di valore. E in ordine strettamente alfabetico, come Kominsky, in ogni situazione pubblica, abbiamo una Rosalba Balzanini, che so a memoria, ma ho incantato da tirare fuori, la quale è anche presente fra l'altro, e ovviamente si è fatta attrezzare di fronte al suo trittico, che è un trittico, come potete vedere, molto interessante e che viene a concludere non definitivamente, concludere fino a questo punto, una ricerca che lei ha effettuato all'interno della condizione fra un certo senso della realtà, un senso etico della realtà,
che il senso di quello che è la beatitudine del paesaggio. E quindi questo l'ha portata a dipingere delle scene molto significative, a seguire anche delle idee piuttosto difficili da entrare, come quello delle quattro stagioni del Parco di Monza, nella quale appunto l'artista ha seguito il vario modo di crescere, di prendere il sole, di fiorire e così via, questa realtà. Poi la realtà mondana, che incrocio, i pittori sono anche molto spesso dei megalomani, no? Dove un pastracco, che questa artista non fosse presente, non lo direi, ma visto che c'è nessuno volentieri, gli artisti sono dei megalomani, e quindi lo ha fatto? Si è attaccato al cielo, e dice, dopo Genova ci sono io, e quindi lei si è messa in un punto di osservazione e dice, io sono il cronista del cielo, e ha cominciato a dipingere la luna, ha cominciato a dipingere le galassie e così via, in un desiderio di sfuggire dalla meschineria di questo mondo e di andare verso quei cieli a purezza che stanno al di sopra del nostro, che non è particolarmente puro. Pino Modolucci, un Modolucci che non esiste, è una pittrice veneta che tiene una cara anziana vecchia signora, che vecchia signora è estremamente in gamba, ha fatto la professionista senza essere tale, mi spiego meglio. Si è sposata, ha avuto dei figli, ha avuto dei nipoti, e quindi ha sempre dovuto dedicare gran parte del suo tempo a quella che è l'attività di una massaia, perché ha fatto questo, ha poi insegnato, soprattutto ha fatto la donna di casa. Ma da sempre continuando a rinnovarsi il suo angolo e a fare, a dipingere con l'olio, dipingere con l'acrilico molto poco e soprattutto con gli acquerelli, inoltre fa l'incisore. In quanto incisore è considerata una delle migliori 20 artisti italiani del settore, quindi presente su grandi livelli, anche internazionali e così via, e con delle realizzazioni anche tecnicamente molto sofisticate. E quindi non abbiamo toccato niente di quello perché sono troppo piccoli, quindi già ci sono tanti quadri piccoli, ma abbiamo denunciato quello. Beh, la donna del quotidiano, la donna del buon senso quotidiano, quindi dell'artista, che riporta sulla tela queste cose. Anche perché bisogna considerare il fatto che in realtà ogni quadro è una piccola professione. L'artista si rivela in tutti i suoi quadri, bisogna saper cogliere il significato di quello che va dipingendo. Per cui c'è sempre un profumo dell'identità dell'artista più o meno forte che bisogna capire, bisogna intuire, cercare di spiegare nel caso. E quindi lei c'è una donna di fede, una donna di solida fede profonda, senza grandi bisognini, moglie e madre esemplare, che ad un certo momento della sua esistenza ha trovato questa sua attività fondamentalmente pesante, è qualcosa che ha avvertito come fuorviante da quello che avrebbe effettivamente voluto fare, e cioè l'artista. Questo naturalmente non l'ha portata né a rinnegare figli e nipoti né ad abbandonare il marito, l'ha portata a modificare in parte la sua arte, e cioè a dedicare anche lei qualcosa all'assurdo. E quindi in questi due casi sono due opere che rientrano, sia pure un po' timidamente, ma senza dubbio in maniera molto giustificata, il mondo del surrealismo. Uno è il marito dipinto appena sposato, quindi fa l'anziano, dipinto quindi in questa posizione particolare. L'altra è una
sedia rossa che è il senso del disagio, della vita, della mancanza della possibilità di uno sporco. Quella sedia è la sedia della mancanza del punto di riferimento. E che poi è rossa perché rosso, quindi molto rosso, ha rappresentato il dolore. Cesare Gaudi un personaggio molto particolare, che rappresenta uno degli aspetti fondamentali delle tentative di piacere dell'arte che si sono avuti in questo quadro degli ultimi 30 anni. Dimenticando che personaggi come Monet, come Manet anche, avevano trovato nella fotografia un elemento che non contrastava assolutamente la loro attività, non un nemico, no? Non nel senso che ormai c'è la foto in ritratto della fa molto meglio uno scatto fotografico di quanto possa fare io, no? Che è stata una visione vulgaris della situazione. In realtà uno scatto fotografico non può interpretare un carattere, la macchina è qualcosa di meccanico e quindi non può dare nessun valore aggiunto a una cosa. Un'altra cosa è il ritratto fatto da un pittore. Il grande pittore cerca sempre di interpretare lo spirito di una persona, cercare di tirare fuori dagli elementi del volto anche il carattere. E quindi ecco che questi pittori più intelligenti consideravano lo scatto fotografico un aiuto. Perché? Perché si erano staccati in un certo momento. Loro sono ideologi, scusate questo intervento, sono ideologi della pittura plenaria, no? Cioè non stare più chiuso di studio come espressione prima, ma dare in campagna di pizza di quello che si credeva. Vabbè, credo che in un certo momento questi siano un po' staccati di dover lottare contro le zanzare, le formiche, gli animali di vari diversi, e quindi avevano una certa noia per andare a fare la plenaria e che quindi amassero ritornare negli studi. E allora cosa facevo? Faccio una fotografia, fotografavo quello che volevo rappresentare, dopodiché senza formiche, animaletti vari, bestie, animali di vari diversi, tornavo alle loro caratteristiche e dicevano quello che avevo fotografato. Quindi avevano trovato nella foto un elemento di connotazione e soprattutto avevano capito che l'attività del pittore è quella di interpretare l'invisibile e di spiegare e di illustrare l'invisibile, ma comunque un fatto nel quale non esiste la concorrenza al pittore dal punto di vista di nessun altro elemento di carattere meccanico. E quindi ecco che a questa prima diatriba c'è poi l'altra grande diatriba degli ultimi più 30 anni circa la digital art. E che arte è quella di uno che l'ha ereditata sul computer? Sono quasi tutte le ereditate sul computer, come sapete, soprattutto i bambini sono considerati tutti gente del computer, no? Perché non sono capace, ma mi importa per carità, il padre che io non sono capace, ma mio figlio. Poi, molte volte questi bambini sono capaci soltanto di accendere un computer e basta, ma che siano capaci di farsi chissà quali cose. Ma il fatto che ci fosse un mezzo elettronico, un elemento completamente agile, privo di qualsiasi connotazione culturale all'interno di questo lavoro, fa sì che molti, e si possono capire, dicano: ma che arte è quello fatto col computer? Ma non facciamo ridere, non è arte. In realtà, col tempo, le cose cambiano e oggi la digital art è considerata a pieno diritto una forma d'arte. Perché? Perché c'è stato chi intelligentemente ha fatto osservare che un quadro è la sintesi fra un'idea e un mezzo per esprimere. Se il mezzo per esprimere è un computer, che cosa cambia?
Se non era per te, non ho un computer, che cosa cambia? In fondo, un computer ha un vantaggio rispetto ad altre cose, che mi può dare decine di migliaia di tonalità di colore, quando invece la tavolozza, per quanto viene utilizzata, mi può dare ben poco, soprattutto non ve lo ripete mai lo stesso colore, voi prendete e trafficate, vi fate un colore, ma quello fatto lunedì non riuscite mai a ripetere il martedì. Il computer non lo lascia ripetere. E quindi ecco che c'è in questo strumento qualche cosa che non deve essere considerato tale da alienare una parte del valore dell'opera realizzata, ma enfatizzare la fantasia dell'artista. Il Cesare Milanese viene impiegato nel Comune di Milano, e oggi considerato uno dei maggiori interpreti della digital art in Italia, perché fa tutta una serie di quadri, un paio li potete godere in questa sede. Dopo il cerchiamo, lo chiamiamo Chiara Galeotti Mazzolini. La biblioteca alla quale è con il benvenuto anche voi. Benissimo, e stavo per trattare la macchina, dicendo che era donna in casa, perché mi aveva assicurato che sarebbe venuta, poi mi ha servito di questa seconda lavorista. È colpa del nostro mare, perché sono stata fuori fino a un paio d'ore fa. Le scuse ci sono sempre. Comunque le donne è venuto, un piacere per me. Grazie. E quindi, questa signora che naturalmente è stata nel mare, ma non può fare nient'altro, nel senso che è una grande amante del mare, e che è uno degli elementi costitutivi della vita, e io direi anche della civiltà europea, perché lei è più giovane, soprattutto nelle barche, barche italiane, barche tranquillamente ferme sul lato e così via. Ma voi considerate la vela. La vela è un simbolo della civiltà europea. E attraverso la vela delle navi, la vela carolina, Cristoval Colombo e Torri, che hanno cambiato il mondo. L'Europa, con quelle vele, su quelle navi, ha viaggiato su tutti gli oceani, è riuscita a sbarcare ovunque, ha imposto la presenza anche militare, la presenza anche di governo, naturalmente europeo, questo magari sono il lato negativo della cosa, ma in realtà ha portato la cultura, ha portato la medicina, ha portato i porti, le strade, i ponti, i treni, le ferrovie e così via. E poi in molti casi le popolazioni esploriali, come oggi non riescono a utilizzare chiaramente quello che è stato il portato positivo della presenza europea, ma soltanto sono vittime un po' di se stessi, un po' del portato negativo della civiltà, è un discorso che non può certamente inficiare la considerazione che il mondo è cambiato veramente, è sempre difficile dare delle date, fare delle partizioni. Il mondo è cambiato veramente il 2 ottobre 1492, quando, portato dalle sue vele, Cristoval Colombo è sbarcato in America. Tutto è cambiato, l'Europa si è riversata in America e poi è cresciuto in Africa, come non aveva fatto prima, perché l'Africa era molto vicina, e quindi ecco che noi abbiamo fatto di tutto, nel bene e nel male. Certamente l'Europa è diventata Europa, sostenuta dalle sue idee. Noi italiani abbiamo un interprete di questa epopea, e il fatto che i suoi quadri e questo suo etico, questo suo scientifico veramente soddisfatta come pittrice, quando appunto respira l'aria del mare, l'aria nasce dai suoi quadri e che rappresentano, è qualche cosa che ci induce dall'altro ad essere
profondamente partecipi del suo entusiasmo. D'altra parte, avere qualche dubbio quando vediamo il tanto rosso che in questi terzi cieli azzurri, queste vere che uno potrebbe dire che è azzurro, questo mare che è azzurro, tutto quel rosso, cos'è quel rosso? Forse il sangue che è colato dai mille affondamenti, dalle mille battaglie, dalle mille tragedie del mare, che ci ricorda alla memoria, anche perché ai pittori va il compito di essere i testimoni dell'età in cui vivono, i testimoni presenti, le coscienze critiche del loro tempo. Lo hanno fatto molti poeti, soprattutto, ma lo hanno fatto anche molti pittori, un pochino meno forse, ma in maniera comunque molto significativa. Dopo gli anni di Manzolini abbiamo Paolo Biancassi, che non c'è, che mi ha mandato 7 ore, e che è un caso molto particolare. Quello del neo, forse è stato una parola, insomma, del neofita di genio, no? Nel senso che è un personaggio che ha sempre fatto molto scrupolosamente la dottoriata, ha trattato scrupolosamente il marito, altrettanto scrupolosamente a quanto mi dice sua figlia come padre, e mentre non so come lo dire della moglie, e a un certo momento è stato illuminato. E tra l'altro non ti racconta neanche che fin da piccolo andava lì a dipingere, a pasticciare con i colori, no, è venuta l'idea così. Venuta l'idea, è andato da un maestro, e lui ha detto vicino a Bergamo, da un maestro si è fatto insegnare la pittura. E intanto aveva anche un anno, è riuscito a tirare fuori questo insieme di dipinti che forse non testimoniano per il momento una grandissima fantasia dal punto di vista della scelta degli elementi costitutivi del quadro. Vi dicevo prima che una delle caratteristiche più notevoli dell'operosità artistica di questi anni è la fantasia, e in realtà questa fantasia probabilmente non ce l'ha, ma ha una gran mano, una bella tecnica che se considerate che dipinge da 11 mesi. E quindi si è fatto questo Arlecchino, questo personaggio così che è interessantissimo, questa Arlecchino in primo piano che domina sull'intera città, che rappresenta un po', come posso dire, che senso per dire tutto il mondo è buono, tutto il mondo è in piano, così è un po' metaforica questo. Ha fatto un bel esempio di anatomia in continuo quadro con la fanciulla di spalle, che è fatto molto bene secondo i criteri dell'anatomia, una delizioso visino della fanciulla del Candida, no? Affettuosa, e quindi ha fatto un lavoro così degli affetti. Si possono rappresentare gli affetti, direi che in questo caso effettivamente è stato rappresentato. Poi anche un certo senso lui, come i danzatori di tango, che sono fatti, come potete vedere, con un pieno equilibrio dinamico, riuscito a conferire una forza di movimento veramente molto notevole. Per cui possiamo dire che come primo risultato, dopo un anno di attività, è veramente impugnabile. Dopo di lui c'è Giovanni Antonio Monchi. Qual è Giovanni Antonio Monchi? E anche lui ultimo protagonista di una delle tante diatribe artistiche, e cioè è arte quella fatta al computer. Fare il fotografo è un'attività che è baciata dall'arte, che effettivamente si può considerare artistica oppure no. Beh, che fa quando si scatta una foto e così via? Allora, permesso che non c'è niente di meglio per ingannare di una macchina fotografica, con la fotografia si può ingannare in maniera meravigliosa, quello che un pittore non sarà mai in grado di fare. La fotografia, eliminando certi particolari, accentuando le altre e così via, può effettivamente cambiare in termini significativi la realtà. Quindi è uno strumento metodiero.
uno strumento prigioniero, perché la prigione non sia grave, è acquisibile in termini di abilità artistica, in termini quindi di capacità artistica. È la capacità artistica di un fotografo, cosa che ormai è ammessa, ormai è in tutte le sedi di discussione sull'arte, non si fa più fare nessun avvenimento negativo dicendo che il fotografo non è un artista, è quella di costituire meglio che la pittura in sé un fattore d'arte documentario della realtà. E allora ecco che un fotografo nel fare, non so, le foto di un sommovimento di folla, le foto di una situazione di grandissimo disagio e così via, o le foto di un padre, le foto di qualcosa di gioioso, per esempio, la fotografia deve sempre documentare il morto, può documentare anche una bellissima festa, rappresenta che cosa? La versione artisticamente significativa, artisticamente elaborata di un dato di realtà, che a questo punto ha in sé una struttura di movimento superiore forse a quella del modale, la pittura, modale il quadro della stessa forma di dimostrazione. E quindi oggi a pieno titolo ai fotografi è stata consegnata la medaglia dell'artista, possono essere considerati artisti. E lui lo è, perché vedete, i paesaggi sono paesaggi notevolissimi, fra l'altro oggi i pittori che devono fare paesaggi sono costretti a delle autentiche ginnastiche per eliminare i paesaggi grafici, le luci, la segnaletica stradale e così via. È diventato difficile documentare uno spazio di prossimità urbana, il deserto sì, ma uno spazio di prossimità urbana senza essere disturbati da tutti gli elementi aggiunti dalla necessità della viabilità, del traffico, della corrente elettrica e cose di questo genere. Quei due quadri sono quadri pieni di poesia, sono quadri che mi stanno sbagliando, sono quadri che sono foto che diventano praticamente dei quadri per il fatto di rappresentare un sentimento irenistico della campagna, il senso della pace, della quiete, non quelli dell'Arcadia del Settecento, ma quadri di una modernità nel quale la serenità, un momento di pace, domina in maniera artisticamente significativa. Franco Paletta è autore di quelli due lavori, di quelli di quest'acqua, che è un personaggio anche lui di lungo corso, e lui ha una storia piuttosto lunga alle sue spalle, una storia di Cosentino, di una cittadina vicina a Cosenza, una giovinezza piena di sperle, reali fisiche, perché era un giovane contestatore, un personaggio che cercava di inchiodare i politici locali, le loro responsabilità e così via, ha subito sperle, ha subito qualche picchiatina alla polizia e così via, però quando si è messo un pochino più tranquillo, pur continuando a denunciare le strutture di una società che a lui non sembra, e a molti altri anche non sembra, che sia esattamente a misura d'uomo. Lui mi dice che gli pare che la politica, gli pare che tutto quanto oggi stia avvenendo viaggi sopra la testa degli uomini, che sono dei testimoni molto molto informati, cioè con molte notizie, molte cose, ma mai informati sul reale di quello che il mondo sta proponendo. E allora ecco che la sua idea è quella del vuoto, e cioè delle statue che rappresentino completamente il vuoto. Quelle delle lame d'acciaio sono lì avvolte per creare una sorta di dimensionamento allusivo al fatto che tutto intorno c'è vuoto, non c'è nulla. Quindi
quello è stato una volta tanto, non voleva rappresentare niente, voleva rappresentare il fatto che la vita è purtroppo un vuoto spirituale, un vuoto morale, un vuoto etico. E quindi vedo che quelle sono le luci sul vuoto. Sono anche molto belle dal punto di vista, è molto curato dal punto di vista tecnico. Massimo Palacchini, che invece ha fatto un piacere di vedere fra di noi, ha vinto un premio con la nostra associazione, l'Associazione Arte del XX secolo. Il quadro con il quale ha vinto questa rassegna è portato in mostra. È un personaggio molto complesso, un personaggio che è molto pensoso dell'attività che svolge, tende sostanzialmente da un lato a giustificare quanto fatto e dall'altra parte trovare nuove forme di evoluzione rispetto ai risultati già conseguiti. E quindi un'opera che fondamentalmente si iscrive nell'ambito dell'espressionismo forse con qualche tendenza verso l'astrattismo, ma minima tendenza, soprattutto carica di una dimensione cromatica molto importante, nei termini di una forma di condivisione della problematica ideale che sta alla base dell'opera, con il tramite con il quale questo viene espresso. Quindi quelle vaste campitude di colori piuttosto violenti rappresenta una sorta, in fondo, di fuga dalla realtà, di fuga verso, anche lui, verso un mondo migliore. D'altra parte, devo dire che se si prendesse in considerazione la spiritualità di un centinaio di artisti oggi, noi ci troveremmo di fronte ad una ripetizione infinita, alla rovina, per dire che in effetti loro, forse anche tutti noi, abbiamo un senso piuttosto desolato della realtà. Cioè la grande domanda è chi siamo, cosa facciamo e dove andiamo, oggi è diventata un'opera semplicemente una sorta di triplice dialettica filosofica, no? Ha cominciato Platone a farsi queste domande, qualche centinaio di anni fa. Adesso è diventato un fatto di, non posso dire tristezza quotidiana, ma un fatto di situazione nella quale chiuso sul telegiornale uno dice ma dove stiamo andando? Ecco, questo non è la modalità quotidiana, questo in effetti è un interrogativo di questi anni. E proprio perché gli artisti sono i testimoni della realtà, sono coloro che denunciano le strutture della realtà, ecco che nell'Europa con molta frequenza noi possiamo verificare l'esistenza di questo tipo di problematiche. Il Mauro Galazzi invece, che questa serie di altri Palacchini, ci riporta ad un'altra dimensione artistica qui presente, ad un'altra dimensione artistica, che è quella della fantasia, quella della mancanza assoluta di un punto centrale di meditazione dalla quale quale partire per esaminare la realtà, quale partire per giudicare la realtà. Direi che lui considera di aver assorto i suoi doveri nell'assorbimento delle nozioni che provengono dal vivere e che giudicava forse scarsamente interessante questa tematica, ha finito per fare carruccianamente sopra il passato il bello, sopra il passato il vero. E quindi ecco che si rivolge al passato. Si rivolge al passato rievocandone i simboli, rievocandone i fattori magici, i fattori di carattere esoterico, i fattori di carattere misterioso, che rappresentano un grande sostrato nella vita di tutte le epoche. Il modo di considerare
la realtà mentale accampata alla realtà fisica è una caratteristica che ha attraversato la storia dell'umanità. Ci ha pensato Platone, che ho citato prima, già così, nel Fedone, a dire che tutto sommato la nostra visione è una visione estremamente limitata e che soltanto nel mondo interorganico divino ci erano le vere forme della realtà. Ecco, in qualche modo, termini forse meno filosofici, certamente non collegabili a Platone, ma collegabili al fatto che esiste una sorta di realtà esoterica, qualcosa che tutto sommato ci circonda e che se noi non possiamo, o perché non siamo mai riusciti finora ad impostare la realtà, e il nostro Mauro Capazzo cerca di rappresentare, comunque tipo quella che voi vedete all'inizio, che oggi è una forma di semplificazione rispetto a opere di anni passati. In poi il barocchismo che aveva caratterizzato il suo modo di fare, stesso un po' dell'eccesso di sparpagliare tutte le sue opere, singole citazioni, di rivelazioni sul passato e così via, oggi ha finito per sintetizzarsi in un'opera estremamente più sobria, ma anche estremamente significativa, come il Carto Carattere, che potete vedere all'inizio, opera estremamente interessante, opera l'ultima proprio di questi giorni, che il Gavazzi ha messo a punto. Piero Davvero è nuovamente con noi, con lui la moglie, ed è un pittore di provincia, che ha svolto l'essere pittore di provincia ovviamente non significa essere figlio di pittore di città. Ho detto che pittore di provincia semplicemente perché la mia provincia, ecco, a Busto è provincia di Cuneo, cosa la quale pare particolarmente orgoglioso. Ecco, benissimo. Ed è un personaggio di estremo interesse perché ha seguito una evoluzione artistica che ha evoluto rispetto a quella degli altri. Di solito si va dal semplice verso il complesso, lui è andato dal complesso verso il semplice. E quindi ha finito per passare dall'olio, dall'acrilico, quindi da strumenti d'uso più difficili da utilizzare, anche perché meno controllabili sulla superficie da dipingere, passando ai pastelli. I pastelli sono molto più veloci, consentono di lavorare con estrema tranquillità, i piccoli errori si correggono molto facilmente, con la gomma anche, e così via. E quindi ecco che tutta questa maggior tranquillità esecutiva, perché c'è un piccolo dramma nel momento in cui il pittore si trova di fronte alla pagina bianca, è duro affrontare questa realtà. Una volta che comincia ad esserci un segno, le cose diventano più facili. Ebbene, superato questo fatto, che con i pastelli più semplici, il nostro pittore piemontese si rivolge alla realtà con una forma di rappresentatività della memoria, e cioè laddove il suo interesse si è trattenuto, perché ha visto qualcosa che gli piaceva, qualcosa che lo ha posseduto, allora ha tirato fuori con i suoi pastelli quella realtà, che è una realtà puramente rappresentativa, è la realtà che costituisce l'affetto di un momento, l'ammirazione di un istante, e che poi diventa un patrimonio per gli anni successivi, qualcosa che si può andare a rivedere rievocando una certa giornata della vita, un certo momento della propria esistenza. Abbiamo il Fabio Massimo di Vieri, con il quale chiudiamo questa rassegna. Fabio Massimo di Vieri è un traditore, non la signora Iana, ma lui sì, perché mi aveva detto che sarebbe stato presente a
a questa inaugurazione, ed è anche lui qualcosa come in Taffi, andato a fare il dentista e il pittore, lui fa il medico, lavora sulla generale di Milano, e il pittore. Come pittore è un pittore complicato e tormentato, un pittore che tende a realizzare qualcosa di molto particolare, vale a dire quello di ridurre una realtà ad una idea. Normalmente si prende un'idea e si cerca di rappresentarla. Lui prende la realtà e le sue vittime preferite sono il Duomo di Milano e la Cagande di Venezia, sulle quali ha fatto le intere sequenze di quadri, non quadri interessantissimi, che in alcuni casi giunti al limite della sua ricerca quasi invisibili, se ci vorrebbe una luce a rata per poter veramente godere, ma sono quadri che rappresentano sostanzialmente un processo a ritorno, un processo nel quale esiste una realtà che si traduce in metafisica, si traduce dalla concretezza fisica a una realtà concettuale di qualche cosa che non esiste più nella pienezza del suo mondo fisico. Detto questo, io mi sono veramente molto grato per avermi ascoltato con così tanto interesse senza fare nessuno sbuffo e cose di questo genere. Vi do appuntamento per la nostra prossima mostra, che con la pubblicità di sindaco, qui presidente dell'associazione locale, certamente metteremo insieme anche di Novanta, che è un'altra meravigliosa complice. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti.